Bella ragazzi e benvenuti al terzo video di Vi mostro la mia collezione. Oggi torniamo un po' indietro con gli anni. Andiamo a vedere cosa sono andato a recuperare di più diversi set molto molto vecchi, diciamo agli albori della storia delle carte Pokémon. Nello specifico sono andato a recuperare alcune carte che fanno parte del set Jungle Fossil e per una soltanto del set base, quindi parliamo proprio agli albori, come ho detto poco fa, delle carte Pokémon. Ovviamente ci tengo a precisare che questo video non è in nessun modo per vantarmi di quello che posseggo, perché mille milioni di persone hanno collezioni molto molto più belle delle mie. È soltanto per mostrarvi quello che queste carte purtroppo a una certa età possono fare. Ok, quindi andiamo a vedere cosa sono andato a recuperare. Allora, eccole qui, le mettiamo, l'ho messa in ordine, ma non è in ordine numerico o altro, è soltanto, diciamo, un ordine, sono suddivise per set. Quindi iniziamo, come potete vedere da questo simbolino, con il set Jungle, e questa carta è un bel Pidgeot. Il set Jungle, ovviamente ragazzi, come sapete, colleziono solo in giapponese. Mettiamo fuoco, eccolo qui. Abbiamo questo bellissimo Pidgeot, molto molto bello. L'olograficità, ragazzi, delle vecchie carte, secondo me era qualcosa di atomico. Ultimamente sembra che qualcosa di carino stanno tirando fuori, ma come queste carte, ragazzi, secondo me nulla. Questo è Pidgeot che ho recuperato su internet, ringrazio chi me l'ha dato. E quindi questa è la prima carta, un bel Pidgeot, che poi magari qui sopra la mia webcam vi metto l'anno e la carta, leggiamo le statistiche della carta. Poi seconda carta, qui purtroppo l'artwork, diciamo, lascia un po' a desiderare, sembra un po' così fatto tanto per, perché è un bel Vaplume, sempre del set Jungle. Anche questo in buono stato, recuperata, e quindi questa qui è la nostra seconda carta. Andiamo con la terza, già l'artwork qui inizia a essere un po' più carino, sicuramente più con dietro un ambiente, diciamo un contesto dove un Clefable potrebbe apparire, e sempre set Jungle. L'olo, ragazzi, a me piace parecchio, come le altre. E poi proseguiamo con un bel Mr. Mime, che nonostante l'artwork sia molto semplice, ovviamente ragazzi l'artista Sugimori, questo Mr. Mime, ragazzi, mi piace parecchio, molto semplice ma molto ben fatto, direi. Ragazzi, passano moto, posso farci poco. Prossima carta è un bel Nidoqueen. Anche questo, vediamo, Nidoqueen molto molto semplice, ben disegnato, con uno sfondo che sembra un campo fiorito, una cosa del genere. Eccolo qui. Poi siamo ancora sul set Jungle e abbiamo un bel Jolteon, tutto arrabbiato col pelo tirato su. E adesso queste qui, ragazzi, purtroppo, diciamo, ho preso solo Jolteon, e poi prossimamente arriveranno anche Vaporeon e Flareon, prima o poi li recupereremo. Vediamo la prossima carta, che è un bel Mew. Questa volta, come potete vedere dal simbolino, un Mew del set Fossil numero 151, quindi le vecchie numerazioni dei Pokémon, e molto molto bello, e non lo so, ragazzi, qualcosa di speciale. Carta comunque in ottimo stato. Sono andato a recuperare carte, ragazzi, non, ovviamente non sono tutte near mind, quindi non sono tutte perfette, qualcuna ha i suoi difetti, tipo vediamo questo Mew, probabilmente sul retro vedete ha dei piccoli difettucci, dei puntini bianchi, vedete qui i
metti sopra. Però diciamo, ecco, la mia non era una, non è stato un acquisto fatto per magari mandarle a gradare o chissà che, ma era semplicemente, purtroppo con qualche anno di ritardo, andare a recuperare carte. E quindi Miu ci saluta. Prossima carta è un bel Moltres. È uno dei due uccelli leggendari che vedrete. Ne manca uno, poi adesso lo scopriremo qual è quello che manca. Sempre set fossil. Moltres disegnato molto molto bene da Arita, con uno sfondo che ricorda un po' le fiamme, giustamente, come dovrebbe essere. E il prossimo Pokémon è un Hitmonlee, Pokémon che ama tirare calci. Le Holo, ragazzi, sono tutte uguali. E anche questo sembra tenuto in ottimo stato. E la prossima carta è la carta che probabilmente mi ha fatto venire voglia di andare a recuperare alcune delle Holo e delle carte più iconiche del set fossil. È un bellissimo Dragonite che, nonostante sia un Pokémon di 210 kg, questo artwork di Imeno lo fa sembrare leggerissimo, perlomeno a me fa questo effetto. Sfondo arcobaleno, l'olografico, eccolo qui, il numero 149. Prossimo e secondo uccello leggendario è un bel Articuno, che purtroppo, ragazzi, questo vedete che è abbastanza decentrato. La carta è più spostata verso la mia sinistra, probabilmente anche la vostra quando vedete il video, però ripeto, non cercavo la carta perfetta. Bella olografica, il nostro Articuno, che vi avviserò, troverete più avanti, in futuri vi mostro la mia collezione, perché per chi ha visto qualche video, forse il precedente a questo, Articuno negli anni si è trasformato. Articuno non è più un Pokémon d'acqua, ma è diventato Psico nella regione di Galar, e anche lì, diciamo, mi sono divertito ad andare a recuperare carte. Alcune le ho trovate, altre invece sono dovuto andare alla ricerca, però le abbiamo ottenute. Quindi salutiamo Articuno, ragazzi, è l'ultima carta. Come dicevo all'inizio, è l'unica carta del set base che per ora ho preso, nulla esclude che ne prenderò altre, ed è un bellissimo Alakazam, eccolo qui, molto molto bello. Queste, ragazzi, sono carte, sì, diciamo di 25 anni d'età, sono quasi mie cotane, più o meno, però bello 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 questo Alakazam, che pone fine a questo video, ragazzi. Sono video, questi qui saranno video non lunghi, non di pack opening come magari siete abituati a vedere sul canale. Sono video dove vi voglio mostrare quello che stavo e che sto, che ho, che farò, che recupererò di questi Pokémon che mi hanno riacceso la fiammella. E quindi, ragazzi, spero che questo video, anche se breve, vi sia piaciuto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, e se vi fa piacere lasciate un bel like, e ci vediamo al prossimo video o al prossimo vi mostro la mia collezione. Bella!